Estate 2023, gli allenamenti VIP per prova costume da iniziare dopo Pasquetta. C'è chi si allena tutto l'anno, in maniera rigida o rilassata, e chi dà il via a una sorta di maratona privata a pochi mesi dalla prova costume. In termini d'approccio generale, l'estate 2023 non fa differenza e si può dire che Pasquetta segni l'avvio del workout di molte persone. Ad aprile inoltrato, si prefigurano dai 3 ai 4 mesi di sudore a casa o in palestra. Proviamo quindi a darvi dei suggerimenti basati sui programmi d'allenamento dei VIP. La regola generale sarebbe quella di tenersi in movimento durante tutto l'anno. Per il proprio benessere e non per apparire toniche in spiaggia, ma c'è ancora tempo per chi sente il bisogno di dare una scossa al proprio fisico. Allenamenti 2023, nuove tendenze. Iniziamo con un workout TikTok, il metodo 12 marzo 1930. Da fare sul tapis roulant con l'obiettivo di perdere massa grassa. Un po' di cardio di livello intenso. Da accompagnare ai propri allenamenti. Prevede una camminata di 30 minuti a pendenza del 12% per un totale di 5 km. Circa, dov'è il 3? Il metodo è made in Stati Uniti, quindi si intendono 3 miglia. Il crossfit non passa di moda e anzi attira sempre più donne. Laddove inizialmente in Italia è stato apprezzato soprattutto dal pubblico maschile. Intrigante soluzione per chi è stanca della sala attrezzi. Come descrizione generale basti dire che si tratta di un circuito molto intenso, caratterizzato da 52 esercizi da svolgere in sequenza, a corpo libero e con l'ausilio di pesi. È innegabile, infine, che gli approcci siano differenti a seconda del proprio livello di sportività. Se siete ferme da molto e volete tornare in movimento o anche soltanto lasciare alle spalle quella generale apatia che attanaglia un po' tutti, ecco la 75 Soft Challenge. Una sfida con se stessi a tema benessere, che ha come scopo quello di dare il via a una routine salutare per corpo e mente. Nel corso di 75 giorni si rispetteranno degli assegni, dal mangiare e bere sano, aumentando la propria idratazione, 3 litri d'acqua al giorno, e salutando il cibo spazzatura. A ciò si aggiungono 10 pagine minime da leggere e 45 minuti al giorno d'attività fisica. Anche casalinga è molto leggera. Estate 2023, l'allenamento di Diletta Leotta. Diletta Leotta promuove un allenamento quotidiano e rapido che, unito a una dieta sana, consente di avere un fisico tonico ma soprattutto attivo. Esercitarsi a partire da un minimo di 20 minuti non rappresenta uno sforzo titanico sul fronte fisico, ma mentalmente è una sfida non di poco conto. Lo stress cittadino ci vieta di fermare la routine, incastrandovi un momento che sia soltanto nostro. Una volta iniziato, però, ci si renderà conto dopo pochi giorni dell'impatto positivo su corpo e mente. Si inizierà a vedere l'allenamento, magari casalingo, come qualcosa di rilassante. Una carezza fatta a se stessi. Diletta Leotta, incinta del suo primo figlio, promuove un mix che va dallo yoga agli esercizi a corpo libero. L'obiettivo primario del volto di DZN è quello di migliorare l'elasticità dei propri muscoli. Intervengono poi i pesi per tonificare e potenziare braccia, spalle, schiena, gambe e glutei. Dalla mobility allo stretching, dagli squat agli hip thrust, passando per una serie di addominali. È facile trovare la propria routine ideale. Ciò che conta è iniziare ed essere costanti. Anche a casa. L'allenamento di Belen per la prova costume. Il fisico di Belen Rodriguez si costruisce soprattutto a tavola. Chiunque si alleni con serietà e costanza sa bene quanto l'alimentazione conti più del carico al bilanciere. Nel caso della conduttrice argentina, a una dieta sana si aggiungono 4 a 5 sessioni di allenamento a settimana, della durata di 45 minuti l'una. Nello specifico Belen si concentra sui seguenti esercizi: addominali con l'ausilio di una fitball, burpees, stacchi con il bilanciere, squat, box jump. Estate 2023, l'allenamento di Noemi. La cantante Noemi ha trasformato il proprio fisico grazie al metodo Tabata. Come ha spiegato in più occasioni, seguendo questa routine stimola in maniera costante il metabolismo aerobico e anaerobico, cimentandosi in un allenamento ad alta intensità. Non è semplice approcciarsi al metodo Tabata, ma i risultati non tardano ad arrivare.
ci si sottopone a dei circuiti che prevedono 20 secondi d'esercizio e 10 di pausa, proseguendo fino a un massimo 8 ripetizioni della durata di 4 minuti. Ciò vuol dire poter limitare l'impegno quotidiano ad appena 12 minuti di sforzo, che però richiedono massima abnegazione e grande sforzo. La brevità del circuito ad alta intensità consente inoltre di poter abbinare altre attività, magari cardio, dalla corsa alla bici. Ecco un esempio di scheda possibile, ricordando 20 secondi d'esercizio intervallati da 10 secondi di pausa: squat flessioni mountain climber, squat piegamenti burpees, squat flessioni o piegamenti come rest in forma. Rihanna si è spesso ritrovata a subire attacchi social per quanto concerne il suo fisico. La celebre cantante, nuovamente incinta dopo aver dato alla luce nel 2022 al suo primogenito, alterna periodi di relax ad altre d'attività fisica intensa ed ecco il suo workout tipo. Sappiamo di Rihanna che ama mescolare differenti approcci, dalle arti marziali al ballo, fino alla calisthenics. Allenamenti 4 a 5 volte a settimana, che possono di certo essere ridotti a 3 per chi non ha necessità di prestazioni tali da supportare performance artistiche. Ecco il suo programma settimanale: lunedì, allenamento in palestra con bench press, 3 settembre per 5 ripetizioni. Squat, 5 settembre da 10, 8, 5, 5 e 5 ripetizioni, step con pesi, 4 settembre da 10 ripetizioni. Stacchi, 3 settembre da 10 ripetizioni, military press, 3 settembre da 10 ripetizioni, plank, 3 settembre da 60 secondi. Affondi frontali, 3 settembre da 10 ripetizioni, martedì, cardio a scelta tra corsa, hiking o bici, mercoledì, allenamento in palestra con deadlift, 4 settembre da 10, 8, 5 e 5 ripetizioni, affondi in salto, 3 settembre da 20 ripetizioni, military press, 3 settembre da 10 ripetizioni. Mountain climber, 3 settembre da 20 ripetizioni, squat jump, 3 settembre da 20 ripetizioni. Plank, 3 settembre da 60 secondi, e leg press, 3 settembre da 10 ripetizioni, giovedì, allenamento in palestra con sit-up, 32 ripetizioni. Sit-up con torsione, 32 ripetizioni, e plank, 3 settembre da 32 secondi, venerdì, riposo, sabato, riposo, domenica, riposo. La dieta di Rihanna non è particolarmente schematica. La cantante mangia in maniera salutare ma non segue uno schema unico. Ecco l'esempio di una giornata tipo: fiocchi d'avena, uova sode e mix di frutti di bosco al mattino, porcheria a pranzo e del pesce con patate alla sera. Ciò spazzesco, ciò sponta, su scurrapu, ambizie, tradizie, asta ma tu scurrapu, de che mai tozzi, ciao che musica, pu scurrapu, ci, pentru ieri ed e bun simț, ridic ștacheta, liric vorbința, ajung la ea doar nasa cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda, ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu, textul-i plin de dude, tu mere tarde printre tale culte. Încerc flow-uri sute la show-uri, uite cum rup capete, lumea dă din capă rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu s-atât.